Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Gare regionali alla Bocciofila Case Nuove, le gare regionali giovanili alla Bocciofila Morova. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Delle gare regionali giovanili alla Bocciofila Morrovalle, 15° Gran Premio Città di Morrovalle, vi abbiamo fatto vedere nella rubrica della scorsa settimana soprattutto il torneo esordiente a squadre che si è disputato il mattino e vinto dalla formazione Spazio Stelle, Lia, Gaia, Sofia e Riccardo Di Spello. Purtroppo delle successive gare per gli under 18 e under 15 abbiamo pochissime immagini, in quanto siamo dovuti partire per andare alla Bocciofila Ancora 2000, dove c'era la gara nazionale. Comunque, ascoltiamo una battuta dal presidente della Meteorense Torino Tonelli e poi vedremo la presentazione dei finalisti delle due gare giovanili. E facciamo vedere anche chi è quella che balla. Ma davvero? Chi è che ha vinto? Ha vinto la gara di Monte San Giusto, categoria B, l'ha vinta Magadini Massimo e Simone Mattioli. Meteorense, chiaro. Bene. Però un'altra breve intervista la dobbiamo fare. Scusa, come ti chiami? Loreca. Nina. Giochi a bozze? No. Sì, ha detto di sì. Ha detto di sì. Bene. Sei sposato? No. Thank you.
La bocciofila Case Nuove di Osimo ha organizzato il sesto trofeo ed il 3C di Casarola Fabrizio e Fratelli, gara regionale per le tre categorie A, B, C separate sino alla fine. Una bella competizione con la separazione delle categorie e con una partecipazione straordinaria. 103 di categoria A, 165 di B, 228 di C, con un totale di 496 giocatori partecipanti. Complimenti dunque alla società Case Nuove, ai suoi dirigenti e soci. Ma ascoltiamo subito le parole dell'assessore allo sport del comune di Osimo, Alex Andreoni. Diciamo che intanto devo fare i complimenti alla bocciofila Case Nuove, perché ormai comunque sono diverse le edizioni che si seguono negli anni. Anche quest'anno ha riconfermato buoni numeri, perché mi parlavano di, non vorrei sbagliare, circa 490 partecipanti, quindi numeri molto alti, tutta diluita in una giornata poi su tutta la provincia, quindi diciamo un'organizzazione importante, e se diciamo i risultati sono stati buoni significa anche l'organizzazione ha lavorato molto bene, quindi complimenti a tutti. E a Case Nuove non poteva mancare il presidente del comitato provinciale della Federboccia di Ancona, Gregorio Gregori. Per una bocciofila così piccola sicuramente è un impegno grosso, ma dobbiamo ringraziare il presidente, in primis Fabrizio Casarola, che comunque è l'anima di questa bocciofila, di questa società, e ormai da anni ci abitua a questa bellissima gara che è anche sempre molto partecipata. Concludiamo queste brevi interviste con il presidente della bocciofila Case Nuove, Alvaro Caputo. Come va la bocciofila Case Nuove? Ma discretamente, non ci possiamo lamentare, non siamo in tanti, però va bene, è una piccola famiglia. Sì, è una piccola famiglia, l'importante è andare in comune accordo, si sta bene. Organizzate sempre una bella gara, diciamo, un bel impegno, questo grazie a chi? Grazie a Fabrizio, io e qualcun altro, anche Graziano, bisogna coinvolgere anche Graziano perché è il nostro chef. E i vostri amici sponsor? Tutti gli amici sponsor, quelli sottinteso. Fortuna loro poi. Andiamo avanti allora. Se non c'è loro non andiamo, non facciamo tanta strada. Dico, il prossimo anno ci saremo. Come no? Sì. Sì, sicuramente. E sono iniziate le due semifinali di categoria A. Giovanni Iacucci Ancona 2000 contro Elvis Ciacci San Cristoforo. E poi Davide Torresi Castelremondo, Savino Palmini Barcardelli. Senza storia la semifinale fra Iacucci e Ciacci, siamo sull'8-1 a favore di Giovanni Iacucci. Ora vediamo Ciacci, ultima boccia, il pallino a fondo campo, la colpisce ma lascia la vittoria a Giovanni Iacucci. Era prevedibile questa vittoria, forse non così netta. Comunque, due amici questi sono. E anche Davide Torresi sta conducendo nettamente la sua semifinale, 7-1. Poi Palmini recupera e si porta sul 4-7. E ora vediamo l'accosto di Davide Torresi.
Il punto di Palmini è molto buono, ma Torresi lo riprende. Palmini alla bocciata, colpisce, punto preso. Ancora David Torresi all'accosto. E prende un ottimo punto, non si vede il pallino, ma il punto è preso. Viene all'accosto Savino Palmini. Ci prova, vediamo. Ha toccato il pallino e ancora il punto del suo avversario. Ultima boccia per Palmini. Ben accostata, ma è il punto ancora di Davide Torresi, che rischia anche un po' venendo all'accosto. Vediamo. È straordinario, ha inserito il secondo punto, ma un altro non ce ne va. E pertanto sono due punti per Davide Torresi, 9-4 il parziale. Palmini all'accosto. Questa però è la sua ultima boccia, ha preso il punto. Torresi colpisce molto bene, un punto a terra. E inserisce anche il secondo, 11-4. Sembra ormai scontato anche il risultato di questa semifinale. Ha sbagliato la bocciata Palmini, ora colpisce, ma manca un solo punto alla vittoria per Davide Torresi. Ed eccolo Davide Torresi in finale della categoria A. E ora in campo c'è la finale di categoria B con Mario Passetti pergolese ed Enzo Pacetti chiaravallese. Passetti in semifinale aveva superato Emanuele Cenci Metaurense, mentre Pacetti aveva superato Gianfranco Rossi della Campanelli Moglie. Le semifinali sono state effettuate in altre bocciofile. I finalisti di categoria C devono ancora rientrare. Poi ci sarà anche la finalissima di categoria A. E ora c'è Mario Passetti pergolese che si porta a condurre per 5-1 su Enzo Pacetti chiaravallese. E ora c'è Pacetti all'accosto. Secondo errore. Boccia corta. Terza boccia all'accosto. E anche questa è corta. Ultima boccia per Pacetti, che ha iniziato veramente male questa partita di semifinale. Ora va a tirare la boccia laterale. Passetti la colpisce bene, non scarica la sua, un punto a terra e inserisce il secondo punto. Ultima boccia per Mario Passetti pergolese. Non inserisce il terzo punto ed è il 7-1. Poi, nella tornata successiva, Passetti conquista un altro punto e si porta sull'8-1. E ancora una tornata disastrosa per Enzo Pacetti, ultima boccia. Non prende il punto. E questa è la boccia di Passetti, che però vende il punto. Vediamo, ora va a tirare la boccia corta, colpisce, ma a fondo campo il punto è per Enzo Pacetti. Passetti tira la sua boccia laterale, ma la colpisce quasi piena e non fa gioco. 2-8. E siamo con il gioco a fondo campo, con un bel punto per Passetti. Pacetti sbaglia la bocciata, ora viene all'accosto, ma la sua boccia è corta. Mario Passetti ha sbagliato la direzione, ancora un punto a terra, ultima boccia all'accosto e inserisce il secondo punto, 10-2. E per il giocatore della chiaravallese sembra che ci sia rimasto ben poco da fare, ma tutto può succedere. Intanto sono entrati in campo i giocatori della categoria C per la finalissima.
Andrea Paolini, Civitanovese Gattafoni e Davide D'Ameglio Pergolese. Mario Passetti all'accosto. E la sua boccia è lunga. Ultima boccia per Passetti. E anche questa è lunga. Un punto a terra per Enzo Pacetti che ora inserisce il secondo punto e si porta sui 4-10. Ma nelle partite tutto può succedere. Ora vediamo. Pacetti, bella bocciata, fondo campo e addirittura sono 3 punti a terra per lui. 3 punti a terra e una boccia ancora da giocare. Vediamo. Pacetti all'accosto. Sono 4 punti, grande recupero, 8-10. Per Pacetti c'è ancora speranza. Ultima boccia all'accosto per Mario Passetti. Purtroppo da questa posizione non vediamo quasi nulla. Pacetti colpisce e sono 2 punti per lui, 2 punti. Pareggia, Pacetti pareggia, 10-10. Mario Passetti all'accosto. Prende il punto. Pacetti. Enzo Pacetti lo riprende. La bocciata di volo e colpisce Mario Passetti. Molto bene. Pacetti. E ancora il punto preso. Mario Passetti all'accosto. E riprende il punto e si porta sull'11-10. Che partita! Sembrava finita da un pezzo e invece no. Ora siamo all'accosto, a fondo campo. Per Mario Passetti non si vede il pallino, la bocciata di Pacetti e il pallino torna indietro e il punto è di Mario Passetti. Pacetti va al tiro sul pallino, lo colpisce, il pallino va all'angolo, non vediamo, non sappiamo di chi è il punto, ora ce lo dirà l'arbitro. Ed è il punto e la vittoria per Mario Passetti. Pergolese. Oggi ce l'ho fatta, ho costato bene e mi è andata anche bene, via, perché è stata una partita che l'avversario ha recuperato alla grande e dopo sono stato abbastanza calmo da sì, e alla fine ce l'ho fatta. Dedica? E dedica a chi vuoi che la dedichi, alla moglie, perché sempre sola. Solo 5 secondi di pubblicità, poi il completamento delle gare alla Bocciofila Case Nuove. Restate con noi. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. E andiamo alla finale di categoria C con Andrea Paolini, ora la bocciata. Colpisce molto bene, sta conducendo su Davide D'Ameglio per 3-2. Ora viene all'accosto. È corta la sua boccia. Ultima boccia per Andrea Paolini. E anche questa è corta. 4-2. E sono entrati in campo anche i finalisti della categoria A con David Torresi, Bocciofila Castello e Mondo, e Giovanni Iacucci, Bocciofila Ancona 2000. Dovrebbe essere una partita molto interessante, staremo a vedere. E intanto torniamo sulla categoria C con Davide D'Ameglio che inserisce il secondo punto e pareggia 4-4. Faremo del nostro meglio per riprendere queste due finali, purtroppo qui ci sono solo 2 corsie e peggio quando ci sono 4 corsie e il direttore di gara non ci lascia una corsia libera in mezzo. Giovanni Iacucci ha un punto a terra a fondo campo, ora vediamo con l'ultima boccia se riesce ad inserire il secondo.
Vabbè, la visuale è quella che è, però sono 2 punti per lui. Siamo sul 2-0. Andrea Paolini all'accosto, due bocce da giocare, 2 punti a terra fondo campo. E la prima boccia però va a urtare quella dell'avversario. Ultima boccia per Paolini, stessa direzione, anche corta. Sono 2 punti per Andrea Paolini, siamo sul 6-4. E vediamo, cioè, vediamo poco, ma Davide Torresi, ultima boccia, non dovrebbe aver preso il punto, anzi, 2 punti all'avversario. E così Giovanni Iacucci si porta sul 4-0. E nella finale di C c'è un'altra tornata favorevole ad Andrea Paolini, ha un punto a terra, punto a terra, e rimane quello. 7-4 per lui. Davide Torresi alla costa a fondo campo e prende il punto. Iacucci sbaglia la bocciata 4-1 o 1-4, che dir si voglia. Tornata favorevole, anzi favorevolissima, da Andrea Paolini che ha inserito il secondo punto. E ora ha inserito il terzo e si è portato sul 10-4. Ottimo l'accosto di Davide. E ora la bocciata e l'errore di Giovanni. Siamo sul 2-4. E questa è l'ultima boccia all'accosto per Davide D'Amelio. Punto, punto, non prende il punto. Il punto rimane per Andrea Paolini ed è l'undicesimo a terra. Paolini può chiudere qui la partita. E sì, lo fa! Ottimo il suo accosto! 10 e 2, 12. Molto bravo Andrea Paolini. Complimenti anche per lui. Complimenti per questa vittoria, saranno tutti contenti giù alla tua società. Speriamo, speriamo, dai, sì, sicuramente. Allora, una dedica, chi lo vuoi fare? La dedica la faccio a un ragazzo che purtroppo non c'è più, Paolo Magori, che giocava a bocce, e la voglio dedicare a lui, a mio figlio che da stamattina mi accompagna e al compagno Stefano Leandri che stamattina purtroppo gli è andata male, lui, vabbè. Iacucci ha terminato le sue bocce. Un punto a terra per Davide Torresi, non arriva il secondo, ora con l'ultima boccia però arriva e c'è il pareggio, 4-4. Giovanni Iacucci all'accosto. Va a urtare la sua boccia corta e l'annulla. Ancora Giovanni Iacucci e guardate un po' cosa succede, altra boccia annullata. Giovanni ne approfitta. Davide Torresi inserisce il secondo punto e poi anche il terzo e siamo sul 7-4 per lui. Siamo a fondo campo, Iacucci all'accosto, ma non prende il punto. Ci riprova Giovanni Iacucci. E il punto dovrebbe essere preso. Torresi. Torresi, eh sì, prende il punto. Ora ultima boccia per Davide Torresi, secondo punto inserito. E siamo sul 9-4. È calato molto Iacucci e è andato su Torresi. Ancora difficoltà per Giovanni Iacucci. Vediamo ora se con la terza boccia si sì, prende il punto. Prende il punto. Davide Torresi alla bocciata. Colpisce, si spostano bocce e pallino.
Vediamo il punto di chi rimane, e rimane di Iacucci. Torresi all'accosto. Discreto. Iacucci. Iacucci, vediamo, non prende il punto. Torresi. Non ha difficoltà ad inserire il secondo punto e si porta sull'11-4 a un solo punto dalla vittoria. Iacucci era partito bene, ma poi è crollato. David Torresi alla bocciata. Colpisce. Vediamo se il punto è preso. Sì, il punto è preso, Iacucci all'accosto. E ora di nuovo Torresi alla bocciata e sbaglia questa volta. Ora viene all'accosto lui e prende il punto. Iacucci colpisce, 5-11. E come abbiamo già detto, le partite non finiscono mai e questa è una bella bocciata di Iacucci, un fermo, Torresi va al tiro sul pallino, lo sbaglia e ora ci riprova, ultima boccia. Altro errore, sono 4 punti per Giovanni Iacucci, un bel passo in avanti, 9-11. Giovanni Iacucci all'accosto. Torresi alla bocciata. Vediamo cosa succede. Bocce girano, il punto è per Torresi. Iacucci di nuovo all'accosto. Punto preso, molto buono. Torresi bocciata, ora vediamo. Eh sì, il punto è ancora suo, ha il vantaggio. Ricordiamo che gli manca soltanto un punto alla vittoria. È un pochino corta la boccia di Iacucci e Torresi ora viene all'accosto. E prende un ottimo punto. Iacucci va alla bocciata sul pallino, ma sbaglia e la vittoria a David Torresi. Veramente una bellissima gara, giocato sempre bene, tranne questi due tiri alla fine che è un attimo che... però ci sta, dai, da stamattina. Complimenti, dedica. Grazie, dedica ai miei figli, perché oggi dovevo stare a cena con loro, invece sono qua.
Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo.